avevamo queste riviste grandi, erano grandi come TV Sorrisi e Canzoni, erano grandi, erano 8 calchi. Bisognava nasconderle, cazzo, non potevi, capito? Bisognava trovare degli stratagemmi. Non potevi uscire dal bagno con la tua rivista e dire: ehi, la metto sul comodino, stasera me ne faccio un altro paio. No, sto scherzando. Gesù avrebbe pianto tantissimo, mia madre mi aveva portato da Padre Pio per un orecchio andata e ritorno. Ma non era possibile una cosa del genere. Bisognava assolutamente nasconderle, visti i posti erano due. Se c'era in bagno sotto la lavatrice, io negli anni ce l'ho messi talmente tanti, che una volta mia madre, facendo il bucato, disse: che è strano, quando l'ho comprato c'aveva la carica dal basso, adesso quando... ma sarò invecchiata, che... sarò picciolo. Poi questa lavatrice si è rotta una volta, ha perso acqua, sul pavimento del bagno c'era figa dappertutto, era una cosa incredibile, sembrava in moquette, una roba... Tra l'altro, no, il tizio che è venuto a riparare la lavatrice non ha voluto soldi, per dire, però a posto così è stata una bella giornata. L'altro posto era dentro l'Atlante Geografico di Agostini, perché l'Atlante Geografico di Agostini illustrato stava alle ore, la rivista era alle ore, mi sono dimenticato di dirlo, le ore, ho visto gente commuoversi, le ore. Le ore che, no, io capivo che tu andavi a comprare le ore, poi arrivavi a casa e ti chiudevi in bagno e lì ho capito il titolo della rivista, perché tu in bagno ci stavi proprio le ore, uscivi la sera, l'ora di cena, disidratato, col passo del giaguaro, con le gambe completamente insensibili. Tua madre che dice: ma questo ragazzo è malato, il padre, ma sei cagliolo di me. Il quadro famiglia, bellissimo quadro famiglia. Dicevo, l'Atlante Geografico di Agostini stava alle ore come la custodia rigida sta alla chitarra, cioè era il suo, era soltanto da far nascere il sospetto che di Agostini fosse l'editore di Le Ore, che avesse dato una mano ai ragazzi occulta. Tra l'altro, l'Atlante Geografico di Agostini stava in salotto, in libreria in salotto, sotto gli occhi di tutti, ma tu eri l'unico studente, quindi l'unico a consultarlo, delitto perfetto, facevi anche un figurone perché andavi in bagno con l'Atlante, capito? Cioè, guarda, studia anche mentre caga, che bravo sto ragazzo. Io sono stato particolarmente sfortunato con questo sistema, con questo nascondiglio, perché essendo degli anni 70, la mia generazione in età adolescenziale visse in diretta live la caduta del muro di Berlino e la conseguente disgregazione dell'allora Unione Sovietica. Voi direte: cosa c'entra? E cazzo c'entra, perché una sera mio padre gli venne in mente di capire dove fosse l'Ucraina. Prese l'Atlante Geografico di Agostini, inforcò i giochelini da lettura, lo sfogliò per lunghissimi tre quarti d'ora, poi lo chiuse e disse: non ho capito esattamente dove sia l'Ucraina, ma ci devo andare prima o poi in quel cazzo di paese. Grazie! Grazie! All comedians are bastards! Tutti i comici sono dei bastardi! Forse io un po' di più.